La sede provinciale pistoiese del CONI ospita stasera la festa del ciclismo di Pistoia. A officiare la serata, come anfitriona è Vittoriana Gariboldi, delegato del CONI pistoiese, però a fare l'onore di casa per la Federciclismo sono il presidente del comitato toscano Giacomo Bacci e naturalmente Luciano Talini, presidente del comitato provinciale Pistoia, insieme a tutto il suo consiglio e collaboratori. Quindi spazio ai premiati per la stagione ciclistica 2017 con molti giovani che ricevono e riceveranno degli attestati di merito. Ho definito la padrona di casa la signora Vittoriana Gariboldi, delegato del CONI di Pistoia, perché oggi la sede del CONI pistoiese, la storica sede di Via Panciati, che ha fatto un po' da teatro a questa festa del ciclismo. Sì, sono stata molto contenta di avere qui ospite questa cerimonia di premiazione, visto tanti bambini, tanti riconoscimenti di rilievo, quindi sono contenta di avervi ospitato. Ecco, il CONI, se si può fare una graduatoria, diciamo nella scala degli sport che aderiscono al CONI, a che livelli è? Nella nostra provincia, nella provincia di Pistoia, è una realtà molto importante sia numericamente sia per risultati, quindi è sicuramente un ottimo posto. Un'esortazione che vorrebbe fare a questi giovani ciclisti, ragazzini e ragazzine che erano qui stasera, perché a volte si parla di agonismo troppo esasperato che porta poi a delle cose talora anche un po' brutte. Sì, sono contenta delle parole che ha fatto Bacci perché soprattutto si cerca sempre di troppo risultato, invece i bambini si devono soprattutto divertire, da lì imparano tutto, imparano il rispetto all'avversario, rispetto nei confronti anche delle regole, quindi anche soprattutto di non cercare le scorciatoie che sono brutte oltre che illegali e quindi comportano tutta una serie di problematiche, oltre che insomma ovviamente andare contro i regolamenti. Quindi insomma Va bene così, insomma, sì, va bisogna, bene così. queste giornate, queste serate servono anche per mettere i puntini sulle i. Sì, un argomento molto importante anche quello della sicurezza, quindi sono contenta che presto ci sarà il velodromo a Ponte Buggianese, molto importante per poter praticare questa attività in completa sicurezza. Giacomo Bacci a Pistoia, direi che è un luogo ormai molto comune per te. Ma credo proprio di sì, una provincia che sicuramente ha regalato tanti importanti risultati sotto tutti gli aspetti, non solo quelli agonistici ma anche quelli dirigenziali, che sicuramente ha regalato questi momenti importanti per fare grande il ciclismo della nostra regione. Quindi un dovere da parte nostra dove essere qua stasera a ringraziare i dirigenti, le società, gli atleti che in qualche modo hanno fatto chiudere una stagione veramente importante come il 2017. Ma al di là dei risultati ottenuti, riferiti ormai al 2017, però secondo te è bello che ci siano ancora queste feste provinciali, come qui a Pistoia, perché è un modo di riunirsi insieme anche in momenti difficili e far vedere che c'è sempre una forza, che si può anche ascrivere a questi giovani che possono essere il futuro del ciclismo. Ma io credo proprio di sì, perché nella maniera semplice, come è stata fatta questa sera, in maniera veramente molto veloce, molto tranquilla, molto serena, ma sicuramente il contatto umano è sempre il migliore. Oggi c'è la tecnologia, ci fa WhatsApp, internet e tutto quello che vogliamo, però il contatto umano è sempre il migliore. Quindi io credo che queste feste servono anche per vederci in faccia, confrontarci, dire la nostra, e quindi io credo che questo sia un fatto molto importante che va fatto proseguire. Si può dire per concludere, serve per fare gruppo, per usare un termine anche ciclistico? Certamente, perché insomma, come ho detto, sicuramente il contatto umano è quello che più ci mette a contatto di quello che è la realtà del movimento. Quindi io credo che questo sia un fatto molto positivo che vada, come ho detto, continuato. Domizio Spadi, vicepresidente del Comitato Provinciale del Federciclismo di Pistoia, naturalmente, però anche coinvolto a pieno titolo nei motociclisti pistoiesi. Quindi diciamo tu sei un po' double face, per così dire, però sono cose molto molto legate, sicurezza e gare. Sì, infatti io mi sdoppio in due personaggi. Uno è quello del Comitato Provinciale, sono vicepresidente e questa sera è stata per noi l'orgoglio dell'anno 2017 perché è stata una festa, una bella premiazione.
e penso che siano rimasti tutti contenti. Per quanto riguarda le scorte, d'altra parte io ho questa passione. Ho sentito parlare prima di gente vecchia, gente che è tanto che è nel ciclismo. Posso garantire che anch'io è tanto che sono nel ciclismo, perché ho cominciato a gareggiare nel 73, mi sembra, 72-73, a fare le prime gare amatoriali. E poi dopo ho sempre avuto la mia passione del ciclismo nel sangue, perciò tutt'oggi è la mia soddisfazione e andiamo avanti così. Comunque ci sono dei giovani, si vede, ci sono ancora dei giovani, bisogna dire, perché anche cominciano con categorie giovanissime, e ora c'è questo velodromo, finalmente ciclodromo via, di Ponte Buggianese che finalmente vedrà la luce. Ma si sta aspettando a gloria questa apertura di questo ciclodromo, e ora proprio siamo alla fine, speriamo che possa partire e che ci sia anche partecipazioni di manifestazioni e che ci sia il coinvolgimento di tutti gli atleti che vogliono gareggiare o fare un allenamento in sicurezza, perché quello è il posto, sicuramente il posto ideale. Di giovani sì, dice che non ce ne sono, ce ne sono meno, ce ne sono, però ho visto il calendario dei giovanissimi, è fatta di 4 gare ogni settimana e tutte le settimane ci sono 4 gare, perciò io penso che giovanissimi non è vero che ci sono. Il problema sarà continuare da giovanissimo per arrivare a quelle categorie che cominceranno a contare un pochino, è quello il problema, l'età che passa, le scuole, gli studi, anche la volontà di sacrificio da fare nelle categorie per arrivare alla categoria dei dilettanti. Però io non sono negativo in questo, io vorrei che il ciclismo anche dilettantistico sia fatto di meno persone, ma persone valide. Non persone che sono nel ciclismo dilettantistico che non meritano di essere nel ciclismo dilettantistico, perché deve essere una scala che va a finire. Al professionismo ci dovrebbe passare, ci deve passare, secondo il mio punto di vista, solamente le persone che meritano di passare al professionismo. Allora si fa un professionismo serio, un professionismo pulito, un professionismo fatto di veri e veri talenti. Beh, comunque Domizio, c'era una volta il professionismo dove si arrivava per meriti, per punteggi, oggi purtroppo non c'è più. Una battuta per finire, però nel ciclodromo di Ponte Buggianese con le moto non ci potrete entrare. No, ma quello è un bene, non ci si possa entrare con le moto, perché sennò ci si divertirebbe come matti, perché però è bene che il ciclodromo sia nato per fare un'attività in sicurezza, un'attività sia di allenamenti e sia anche di gare, perché quello è predisposto per farci delle gare. Sta essendo alla fine e perciò speriamo che ci venga, c'è un progetto anche di fare una specie di scuola di ciclismo all'interno con persone un po' specializzate, che chi vuole dei consigli possa essere anche sottoposti a questi consigli che gli esperti danno, c'è la possibilità di poter mettere i ragazzi in bicicletta con delle posizioni un pochino più corrette, perciò questo ciclodromo ha grosse prospettive e speriamo che parta, perché così almeno si vede gli eventi che ci viene fatto. Luciano Sardini, presidente del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo, bella festa qui a Pistoia, il Comitato del CONI, anche se tutto sommato si è cercato altre sedi, comunque direi che è venuta bene ugualmente. Sì, vedi, nonostante insomma, tutti gli intoppi che ci sono stati, la serata è stata bella, c'è stata l'affluenza dei ragazzi che sono venuti, hanno partecipato, manca qualcuno, chi è in ritiro, chi è imbalato, insomma ora al momento, comunque è stato positiva, via, mi è piaciuta e sono contento di quello che averla fatta qui, perché lo sai, non è come una volta che eravamo 200-300, si faceva i pranzi e le cose, oggigiorno purtroppo anche le famiglie, insomma non bisogna forzare la corda, tirare la corda, perché insomma la situazione economica è quella che è. Comunque tutto bene, dicevo, poi io negli ultimi 7, 8, 10 anni, non lo so, tutte le volte ci vedevamo, ti chiedevo del ciclodromo delle Colmate, di Ponte Buggianese, di Albinatico, ora siamo in retta d'arrivo, si può dire, sei contento, direi che tutto sommato ti si vede un po' di soddisfazione in faccia. Hai visto, un atleta parte da 7 anni poi per arrivare, insomma poi a tagliare lo striscione d'arrivo per primo.
Io cosa posso dire una cosa, Luciano, che cioè, mi fa piacere che inizialmente un tempo addietro tu avevi detto non ti ricandidavi come presidente del comitato provinciale, mi fa piacere che il ciclodromo di Ponte Buggianese Albinatico nasca con te presidente del comitato, ancora presidente del comitato provinciale di Pistoia. Penso sia un, ti potrei dire anche che è stato anche molto merito tuo. Sì, io non voglio esagerare sui meriti, comunque ci ho messo la mia parte. Mi sono sacrificato in tante occasioni, ho avuto anche delle promesse diverse, altre, perché io non mi sono mai discostato dalla provincia. Io sono 20 anni che sono presidente, quando si arriva a novembre sono 20 anni, e sono 30 che sono nel comitato provinciale. Queste scale su Del Coni lo consumate io. Si partì nel 98, quando si iniziò a parlare di questo ciclodromo, perché il mio sogno era proprio quello di realizzare un qualcosa affinché i ragazzi, perché un po' come non hanno fatto tanti dirigenti prima, che non si pensava che il ciclismo arrivasse a questi punti, che non si potesse più viaggiare per le strade. Io invece avevo questo dubbio fin da prima, insomma, da tanto tempo fa. Ho sempre cercato di averlo. Si iniziò con Villancuri, con Frosetti, con tutti quelli, si iniziò lì 2, 4, 5 progetti, e insomma si andava avanti con l'ASD, poi c'erano tante preoccupazioni, nel Villancuri non si poteva fare più. Allora ci passò l'ASD in un territorio sempre nel comune di Ponte Buggianese, giù alle colmate. Dopo un po' di tempo le colmate non era più agibile perché era zona alluvionabile. Poi, si poteva fare anche il nuoto. Sì, si poteva fare anche, no. Ma lì non si poteva fare niente. Allora si è ripiegato, grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha dato una mano, grazie anche al proprietario del terreno che ci ha concesso al comune, l'ha dato in comune con ben 7 ettari di terreno, insomma non è poco, gratuitamente. E poi è arrivato proprio, non mi volevo ricandidare, però il mio sogno era di arrivare alla conclusione di questo qui, perché in tante occasioni tanto non si fa, tanto tutte chiacchiere. Io ci sono arrivato. A questo punto, ora ti posso dire che la prossima volta non mi ricandido. No, vabbè, è un po' presto comunque. Quanto è lungo l'anello di... Sono un anello di 2050 metri e uno di 900. Si può fare fino agli esordienti anche. Poi è una bella struttura, cioè, sia come ciclodromo sia come ricezione, come bar, spogliatoi, servizi e così via. È divertente la cosa. L'ultimissima cosa, so che è difficile, l'inaugurazione, quanto pensi, non dico il giorno preciso, però quanto pensi si potrà aspettare ancora? Di qui c'è una questione di tempi. Bisogna inaugurarlo prima della fine d'aprile. Questo te lo prometto, è sicuramente questo.